Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite Milo Vallone. Ciao Milo, ben arrivato. Ed eccomi qua. Ciao, grazie di avermi invitato. Sigla! Milo, ben arrivato. Grazie. Come stai? Bene, tutto bene, procede tutto abbastanza bene, si lavora molto malgrado i tempi, ma siamo felici e contenti. Poi il privilegio, come dico spesso, di fare un mestiere che amiamo, quindi certo. È una grande fortuna. La barba? La barba è, la barba è una, adesso un vezzo, nel senso che a volte l'ultima volta era un'esigenza scenica. Era un'esigenza scenica, adesso la barba è... Adesso è un vezzo perché in realtà l'ho anche tagliata. Ma ti sta bene. Non mi serviva più, grazie. Prego. Che fai stasera? No, scusa. Quello che vuoi comunque. Però così, siccome è probabile che mi debba riservare per delle repliche di un lavoro che devo fare, ci gioco un pochino. Dico spesso, noi non siamo padroni del nostro corpo, quindi ci tocca avere capelli corti, lunghi, barba, non barba, a seconda dei personaggi che dobbiamo servire. Sì, tu sei un amico della mia trasmissione. Perché? Perché tu sei attore, regista, sceneggiatore, sei tutto di quello che è, diciamo, il teatro in parte abruzzese. Che cosa abbiamo in cantiere per questa stagione che ormai è alle porte l'estate? Quella, la stagione estiva ormai è alle porte, e diverse cose, ma la particolarità delle cose che sto facendo in questo periodo è che sono quasi tutte abbastanza nuove o in un caso, diciamo, un ritorno di fiamma. Mi spiego meglio, io quest'anno festeggio, ed è la prima volta che pubblicamente lo dico, ma è una piccola nota personale, però mi fa piacere condividerla con te e con i tuoi telespettatori, festeggio il trentennale di teatro. Ridendo e scherzando, sono passati 3 decenni, perché quanto io sia un pischello, ma ho cominciato giovanissimo, per cui ho cominciato... 2 o 3 anni praticamente. No, ne avevo 15, quindi si può fare la somma rispetto all'età che adesso ho, e 25 di questi 30 proprio di carriera, nel senso che c'è stata la prima scrittura da una grande, importante compagnia teatrale romana a 19 anni, e da lì, grazie al cielo, è stato sempre un crescendo. Non ho mai fatto altro nella vita e mi auguro veramente di proseguire, perché davvero non saprei far altro, perché mi sono occupato, tranne un giorno volantinaggio, che è la cosa alla quale tengo a ricordare questo piccolo fuoripista, non ho mai veramente esercitato altro lavoro, mestiere, se non quello di teatrante, attore, insomma, nelle sue più variegate forme, attraverso non solo la recitazione ma anche la docenza. Da una quindicina d'anni ho il cantiere teatrale con una scuola di teatro, e attraverso la direzione artistica di eventi, quindi mi sono, insomma, occupato poi sempre solo radio, doppiaggio, insomma, speakeraggio, ma sempre solo di questo mestieraccio che qualcuno dovrà pur fare, insomma. È più difficile fare l'attore, il regista o lo sceneggiatore? Credo dipenda dalle persone, ognuno potrebbe risponderti a modo proprio, perché dipende da cosa sei più incline, verso cosa sei più portato. Per me il dipende, che resta come parola, ma lo attribuisco al lavoro che sto di volta in volta per fare. Ci sono dei ruoli con i quali il matrimonio tra me e il personaggio arriva con un'immediatezza, anche se non sono magari ruoli semplici, ma arriva come una folgorazione, come un colpo di fulmine, perché, per cui in quel caso interpretare, cercare di capire le corde emotive, caratteriali di quel personaggio, che comunque è altro da me. Io devo prestare il mio sangue, i miei muscoli, le mie corde vocali, ma quello sono tutte a prestito per farlo esistere. E quindi in quel caso magari è più semplice, perché c'è una, appunto, una folgorazione, un colpo di fulmine, come dicevo, per cui recitare quel personaggio non costa fatica. In altri invece si lavora un po' di più.
ci sono stati dei personaggi che ho tardato, come si dice, ad imbeccare, non riuscivo a capire veramente che vuoi da me, a volte da delirare leggendo il copione, fino a quando poi, insomma, con risultati sempre soddisfacenti, ma ci siamo, insomma, non è stato un colpo di fulmine, ma ci siamo innamorati strada facendo. Altre volte per la regia accade lo stesso, hai l'illuminazione proprio di quello che devi fare, per cui bastano a volte una manciata di prove per montare uno spettacolo, come suol dirsi. Altre volte ci giri intorno, poi sai, lì nella regia la questione è più complessa, perché dipende anche dal cast, che a volte scegli, a volte hai qualche piccola magari forzatura dalla produzione, per cui, come si dice, la saggezza popolare, poi devi far fuoco con la legna che hai, insomma, certo. Per i miracoli ci stiamo attrezzando. Il copione. Tu ricevi il copione, lo leggi, a quel punto poi determini se interpretare o se non prendere questo copione. Com'è possibile, leggendo, affrontare immediatamente il personaggio? Cioè, ti viene detto, se hai nel XX secolo, se hai nel XIX secolo, hai queste scene, hai questo suono, come riesci a capire se il personaggio è per te o no? Mi stai chiedendo una piccola lezione di recitazione, nel senso che secondo anche secondo anche degli strumenti che poi ho affinato proprio in modo personale nel tempo, nell'osservazione del mestiere mio e anche di altri colleghi, soprattutto quelli più bravi, più anche i grandi maestri con i quali ho avuto la fortuna di lavorare, farmi dirigere o anche solo guardare a volte a teatro. Ho elaborato negli anni uno studio, un metodo che fornisce degli strumenti proprio per riuscire a mettere in atto quello che tu stai dicendo. Sono strumenti che utilizzo io ovviamente nei confronti della costruzione del mio personaggio e sono quelli che poi regalo dietro compenso ai miei allievi quando si iscrivono alla scuola, perché mi fa piacere poter dare questi strumenti a chiunque poi, una volta che ci salutiamo e ci lasciamo, possa affrontare questo mestiere, fosse anche come hobby. Però dico sempre, anche se il teatro da adesso in poi, quando finisce il percorso didattico, dovesse rappresentare anche solo una passione, non una professione, cerca di farlo in modo professionale, anche perché hai investito 3 anni della tua vita con me in questa scuola, hai pagato dei soldini, gli strumenti ce l'hai, cerca di affrontare, fosse anche solo un hobby, però in un modo serio, la grande arte della recitazione in generale, non solo del teatro ma anche quella dell'audiovisivo. Dico sempre di non prendersi mai sul serio, ma prendere sul serio quello che si sta facendo, perché l'arte in tutte le sue variegate forme lo merita. Una delle domande. Gli strumenti però non te li dico. Insomma, ho girato intorno alla domanda perché sarebbe anche lungo e forse un po' noioso. Però puoi rispondermi a questa domanda, che sono tutte curiosità che io ho. Uno ci nasce attore o ci diventa? Balbetto una risposta perché non ho una verità assoluta su questo. Sempre rispetto a quello che ho osservato negli anni, ho visto raggiungere risultati eccellenti tipologie attoriali completamente diverse e magari anche opposte, anche rispetto a casi illustri o ad alcuni allievi. Ci sono quelli dotati di maggior talento, come si dice, cioè vengono già con una luccicanza, con un dono che è assolutamente una predisposizione di natura. E lì devi lavorare sul farli crescere, su affinare delle ingenuità, insomma fornire anche lì degli attrezzi, dei ferri del mestiere. Altri invece che non hanno questa scintilla questa attitudine come dote personale, ma sono così bravi nella perseveranza, nello studio, nell'applicazione, che magari hanno tardato, hanno impiegato 2 anni e mezzo in più rispetto agli altri, ma poi raggiungono lo stesso livello di qualità recitativa assolutamente lodevole, per cui la perseveranza e lo studio riesce in moltissimi casi, se sono realmente studio e perseveranza nel senso più alto del termine, riescono a supplire la mancanza magari di una predisposizione di natura, per cui credo che siano vere entrambe le ipotesi di bravura. La memoria è fondamentale. La memoria è fondamentale perché lo dico spesso, per un piccolo dovere sociale, nel senso, facciamo un mestiere bellissimo, secondo me il secondo mestiere più bello del mondo. Il primo qual è?
il secondo messaggio, no, sto scherzando, si può dire, nulla di illegale, lo scrittore. Credo che lo scrittore sia il mestiere proprio più bello in assoluto, perché la libertà, qualche piccolo condizionamento dalla casa editrice, ma sia un mestiere fantastico proprio, non lo so, quando lo immagino lo adoro. L'unico problema dello scrittore... Ma tu hai mai scritto un libro? No, libro no, ho scritto tanta roba per il teatro principalmente. Perché? Perché non ho scritto un libro? Perché faccio altro nella vita. Poi credo che scrivere un libro sia una cosa lecita, non debbano farlo solo gli scrittori, per cui forse un giorno mi capiterà di volermi fare anche questo regalo. Faletti, non scrivere... a un certo punto della sua vita... Sì. Ha scritto, ha avuto un successo. Ma sapeva farlo, infatti, è stato un grandissimo scrittore Faletti. Io non credo di essere un grande romanziere, come dire, uno scrittore di romanzi, per cui non mi... Tu comunque scriveresti un romanzo. No, quello volevo dirti, non lo farei perché ho rispetto del mestiere degli altri. Vabbè. Cioè, scrivere un libro è una cosa lecita, nel senso anche un chef potrà scrivere un libro di ricette di cucina, quindi magari scriverei un libro sul teatro, racconterei me... scrivere un libro non credo sia una cosa immorale se uno ha qualcosa da raccontare. Lo diventa quando ti inizi un pochino a cimentare con delle corde che non sono tue. Cioè, un romanzo non lo scriverei. Un libro che magari una piccola... un flusso di pensieri, un'autobiografia, qualcosa che magari se... come dire, penso che possa valere la pena così, gestirla, regalarla, magari un giorno... probabile che lo faccia, ma non sarà sicuramente un romanzo, perché non so già di non saperlo fare. Dove eravamo? Ho perso il filo? Beh, abbiamo aperto la parentesi. No, la memoria è importante, esatto, dicevo, perché memoria. È un dovere sociale, facciamo un mestiere bellissimo, almeno una fatica facciamola, insomma. Ma cerchiamo di... Non è vero, la memoria è un muscolo come si tanti, allena. Si allena assolutamente anche con più facilità di quello che spesso in molti credono. Poi chiaramente anche lì c'è chi ha una predisposizione maggiore, un hard disk anche più libero e capiente per raccogliere i vari dati, chi fatica un po' di più, però in realtà è una cosa che spaventa molto di più pensarla che poi attuarla. Per cui la memoria è importante per questo piccolo dovere sociale, questa fatica che comunque credo che chi faccia questo mestiere deve fare. E poi perché? Perché per interpretare... Quale scusa? Quale scusa? Il mestiere dell'attore? No, la memoria. Guarda, scusa. Chi sei? Ah, ecco. No. Ma è importante perché... Piacere Milo, allora. Riccardo... no, è importante perché? Perché per costruire i personaggi, la cosa che dicevamo prima, la mente deve essere sgombra. Perché se il cervello sta pensando, oddio che devo dire, lì non farai l'espressione che il personaggio dovrà fare, non sarai pronto con la quindi tua energia. Quindi comunque il talento ci vuole. Il talento ci vuole, anche lo studio e l'applicazione, la memoria è la prima perché fatica. Perché il talentuoso ce l'ha. Sì, però se stai cercando le parole da dire, avrai un'espressione sbagliata rispetto a quella, non so se devo dirti che bello che tu sia qui. Io devo, e lo dico sorridendo, che bello che tu sia qui, ma se non mi ricordo dirò, che bello che tu sia qui, sarà finto, come dire, perché il mio cervello sarà concentrato su cercare le parole e non sul vivere l'emozione che deve vivere. Per questo è importantissima la memoria. Milo, questo format prevede che a metà del programma abbiamo un cantante che ormai è lanciatissimo e ogni settimana ci regala una chicca. Adesso, oggi sentiamo che chicca ha preparato per te. Onorato di ascoltarlo. Buonasera Riccardo. Ciao Andrea. Buonasera Milo. Ciao. Per un grande maestro ci vuole un grande autore e oggi ho scelto un brano di De Gregori e il brano è Rimmel. Buon ascolto. E qualcosa rimane le pagine chiare, le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata, e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco, è un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato
con la fantasia. Ora le tue labbra puoi spedirne un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Oh, ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi o farli rimanere buoni amici come noi. Santa voglia di vivere e dolce venere di rime, come quando fuori pioveva e tu mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi e non guardavi. Ed il vento passava sul tuo collo di pelliccia e sulla tua persona. E quando io senza capire ho detto sì, hai detto è tutto quel che hai di me, è tutto quel che ho di te. Le labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo e la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro. Oh, ancora i tuoi quattro assi vada bene di un colore solo, li puoi nascondere o giocare come vuoi o farli rimanere buoni amici come noi. Rientriamo in studio dopo aver sentito Andrea Del Rosso, ormai questo ragazzo. Grazie, veramente bravo e grazie. Poi ha dedicato anche a Rimmel una canzone, meno male, dei tuoi tempi, come dei miei. Sì, credo di sì, non so l'anno preciso, comunque parliamo del cuore degli anni 70, in quel cuore io nacqui, in quel periodo, quindi. Ti piace Del Rigore? Beh, è uno zio. Io sono innamorato completamente del cantautorato italiano, la forma di musica popolare, la forma canzone che maggiormente consumo, quindi per me sono una serie di parenti, chi di primo, chi di secondo grado, che mi hanno accompagnato dalla mia infanzia. Di primo o di secondo grado? Secondo grado. È uno zio, sei di quelli che vedi solo a Natale magari, no? Che però vedi con piacere. Ma uno zio invece presente? Di sempre della famiglia, sì. Loro, ma sicuramente Claudio Baglioni, Renato Zero, Ivano Fossati, sono tra quelli che sono, insomma, molto stretti. Molto stretti. Molto stretti. Cioè tu quando arrivi a casa dopo una giornata stressante metti un disco, metti... C'è zio Claudio, zio Renato, che voglio bene, ciao Sorci. E c'è Ivano Fossati, un altro che adoro, ma forse sono loro tre maggiormente, ma il resto ti posso dire De Gregori, Venditti... Fabio Concato, sempre di questo genere, insomma. Fabio Concato, sì, a me guarda piace. Concato è un po' triste, però. Ma anche gli altri, non è che sprizzino, lo stesso De Gregori che dire, ne ha cantati di dolori. Credo che sia un pochino, ho fatto insomma 8 canzoni su 10, voglio dire, parlano tendenzialmente d'amore, e di quelle 8 su 10 sono tristi, di amori che si lasciano, però. In realtà poi se vai a spulciare la discografia di tanti cantanti ti rendi conto che non è così. Io ti faccio l'esempio di Baglioni, credo che sia il cantante, rispetto alla sua produzione che conosco a memoria totalmente, credo che sia il cantante che ha scritto meno canzoni d'amore in Italia. E te lo assicuro perché le conosco veramente tutte. Però è diventato famoso per Passerottolo, Andare Via, Coccolati e Ascoltati, ma si ritrova questa spada di Damocle di essere il cantante dei buoni sentimenti per 5-6 pezzi molto popolari, ma che rappresentano il 9% forse della sua produzione. Certo. Guarda, mi hai suscitato una domanda che è questa. Nel cinema la musica è fondamentale, nel teatro molto meno. Perché? Allora, perché? Ti risponderò con una sorta di paradosso. Perché nel teatro è molto
più importante, importantissimo anche nel cinema ovviamente, ma è molto più importante il suono, l'aspetto sonoro che quello visivo. E per cui la musica è come se fosse un competitor della parola. Essendo importante il suono a teatro, si deve privilegiare per forza di più la storia raccontata. Nel cinema invece questa percentuale, che più o meno è 70-30, si sposta completamente a favore dell'immagine. Ovviamente, un'arte visiva a tutti gli effetti. Tant'è vero che esisteva il cinema muto, non può esistere il teatro muto, sarebbe la danza, sarebbe un'altra cosa. E al contrario esiste un teatro immobile, che è il teatro di narrazione. Sono spettacoli bellissimi, di un'ora, con un attore fermo, seduto su una sedia a raccontare una storia, e se la storia è bella e l'attore è bravo, sei incollato come se stessi vedendo... Paolini. Assolutamente sì. Insomma, abbiamo in Italia illustrissimi esempi, Ascanio Celestini, Paolini, Bagliani. Sì. Anche a me, che non sono un teatrante di teatro di narrazione, è capitato avere dei testi come Mille metri sottoterra, per esempio, che ho portato molto in giro, e che la vostra emittente anche ha avuto la bontà di mandare in onda un'edizione televisiva qualche anno fa. È un testo dedicato a Marcinelle, alla tragedia dei minatori, e lì sono un'ora e un quarto io che racconto con i musicisti, e io ho visto reazioni da parte della platea più forti e più espansive, che non sai, di quegli spettacoli, cioè scenografie mastodontiche, 10 comparse, e magari riescono ad avere un appeal minore sulla platea, perché il teatro di narrazione, ripeto, quando ha un'ottima, una buona storia scritta bene, e questo testo l'ha scritto sostanzialmente Luca Pompei, che è il mio fido compagno, socio da sempre, e io poi l'ho riadattato leggermente, però una buona storia, credo di averla raccontata molto bene, e ne è nato uno spettacolo tra quelli che ricordo con maggiore successo e impatto emotivo, eppure ero solamente io con un po' di musicisti sul palco a raccontare questa vicenda. Milo, prima sei un po' sfuggito ad una mia domanda, che era programmi futuri. Ah sì, no, ho fatto una larga premessa, perché è un anno in cui, sai, di volta in volta io lascio anche sorprendermi dalla vita, nel senso che ho dei progetti, ho delle cose nel cassetto che vorrei fare, ma poi spesso restano lì, perché arrivano sollecitazioni esterne di qualcuno che ti chiede qualcosa, allora vado avanti sempre per innamoramenti, per cui mi ritrovo magari a fare durante l'anno progetti diversi da quelli che avevo pensato. Quest'anno, essendo il trentennale, come dicevo, insomma, una festa me la devo dare, qualche sfizio me lo devo e me lo voglio togliere. E trentennale di teatro e 25 proprio di carriera, e allora farò delle novità per me che ho detto, insomma, devo assolutamente fare, ovvero la regia di un musical e di un testo che, insomma, quindi farai un musical, è leggendario, sì, a fine agosto. Non Beh. So darti ancora la data precisa, abbiamo tra la settimana prossima e quella successiva una serie di riunioni per definire tutti gli appuntamenti. Sono un amante dei musical da sempre, ti avrò tutti l'onore. A memoria. Allora, il testo è clamorosamente conosciuto, è un musical pensato per i più piccoli, di cui stiamo già facendo e portando in giro un adattamento molto semplice e molto povero, di tre quarti d'ora, una versione slim, diciamo, La lampada di Aladino. Mi sono divertito a esserne autore, a rimaneggiare questa storia con molta ironia, ho messo degli spunti comici interessanti, delle canzoni che stiamo componendo anche in modo originale, e a fine agosto sicuramente debutterà, e sicuramente nella mia regione a Pescara, come solitamente o le prime o le anteprime degli spettacoli, amo comunque farli nel territorio dal quale provengo e nel quale comunque risiedo, per quanto poi spesso negli anni, nella vita, il lavoro mi ha portato un po' ovunque. E quindi mi regalo questa novità, questa prima novità, ad agosto. A luglio, e anche qui purtroppo non so dirti una data precisa, le stanno combinando, perlomeno quelle che riguardano la nostra regione, invece debutterò con una regia, sarò anche attore, e ho curato l'adattamento di un testo in dialetto abruzzese, una specialità che non ho mai fatto, non mi è mai capitata, e non ho mai lavorato nel dialetto, ma a un certo punto mi sono detto veramente, ma perché dobbiamo considerare un linguaggio alla fine, perché comunque come ogni dialetto ha una sua sintassi, ha delle sue regole, di serie B. Il napoletano, forse uno dei più grandi drammaturghi di tutti i tempi, commediografi, Edoardo De Filippo, ha scritto in lingua napoletana, Goldoni scriveva in veneto, il romano è conosciutissimo. Cioè, Gilberto Govi in genovese. Sentirsi sempre figli di un dio minore è una cosa che un pochino... Grande film però.
Grande film, figlio di un dio minore. Assolutamente sì, cito un capolavoro della cinematografia mondiale. Però non è un atteggiamento corretto. Io credo che magari quello che si rimprovera spesso a certo teatro dialettale abruzzese non sia tanto l'utilizzo del linguaggio, che appunto è nobilissimo come il napoletano, il siculo e il veneto. Ma poi è anche bello, a me piace. Assolutamente, è anche molto comico, ironico. È comico, ironico, esatto. Buffo. Ma magari quello che gli si, e beh, anch'io attribuisco qualche demerito da questo punto di vista, è che magari spesso le proposte artistiche siano fatte in modo estremamente amatoriale, con delle ingenuità di carattere teatrale e non linguistico però. Per cui cerchiamo di fare in modo professionale uno spettacolo che fra l'altro è l'adattamento dell'Avaro di Molière, quindi comunque insomma, abbiamo le spalle coperte da una garanzia di grandi risultati ormai da qualche secolo. Che io ho adattato chiamando Lutyrche, si chiamerà L'Avaro di Molière in questo adattamento. Ci sono una serie di personaggi, quelli della commedia, l'ho ambientata ai giorni nostri, mi sto divertendo molto. C'è un personaggio, il mio personaggio parlerà in napoletano, il Gagasa, quello che parla così, il caldo, piacere, come sono divertito questa puntata, questa trasmissione, è bellissimo. Tutto questo, questa è una maschera della commedia dell'arte, diciamo, di tardo Ottocento, che il Gagà, chiamato, ripreso da Totò, insomma, da Montesano, da tantissimi artisti. Altri sono appunto personaggi abruzzesi, ci sarà anche un intervento di un siculo, per cui insomma ci divertiamo a dare una macchia di colore a quest'estate, perché io poi vengo da un paio di lustri di drammi e drammoni, e come insomma tutti gli attori che fanno questo mestiere per non annoiarsi, ho l'esigenza anche di cambiare. Per cui il secondo regalo, debutterò con una cosa nuova, il musical, e uno spettacolo che utilizzerà la lingua abruzzese. E poi sto preparando invece l'ennesima edizione, credo la 18ª, del Festival Il Fiume e la Memoria, quale incontrai anche il nostro carissimo amico l'anno scorso, lo ricordavamo prima a telecamere spente, e che ho avuto l'onore di averlo ospite la scorsa edizione. Saremo dal, qui le date già le sappiamo, saremo dal 16 al 22 di luglio, in quella, diciamo, nella sponda sud del fiume, che tutti conosciamo col nome di centro storico, che quello altro non è che un borgo nato così sulle adiacenze del fiume Pescara, quindi con questa manifestazione che ormai da metà anni 90 insomma va avanti malgrado le difficoltà, che possiamo immaginare, sappiamo le ristrettezze anche dei tempi, però abbiamo, diciamo, sicuramente avuto il merito riconosciuto anche in tesi di laurea, insomma in prefazioni della sovrintendenza di alcuni libri, ha avuto il merito di aver valorizzato molto quella zona che prima, insomma, quando siamo andati noi con le prime edizioni, dovevamo chiedere l'isola pedonale perché c'erano tre locali, ci passavano le macchine in quelle vie, in Corso Mantonebbia delle caserme, e era spesso anche una zona periferica in pieno centro, mi ricordo, insomma, i più grandi ci raccontavano. La senti molto a casa tua quella? Sì, per anni ho avuto anche un ufficio lì proprio in una via adiacente a Corso Mantone, a Piazza Garibaldi, che era via Flaiano, e ho lavorato molto puntando, sai, le che abbiamo portato Roberto Vecchioni, Arnoldo Foà, Bertazzi, quindi un grande evento. Grande Giorgio Bertazzi. Grande, l'irreprensibile Giorgio Bertazzi. Ma fa anche teatro, faceva teatro. Faceva teatro. E quindi puntare le telecamere con l'attenzione della RAI, della grande stampa nazionale, creando un festival molto importante, chiaramente quella zona si è valorizzata, l'amministrazione comunale dell'epoca ha voluto investirci, l'isola pedonale è diventata permanente e non più solamente per quella circostanza del festival, i locali sono passati nell'arco di 2-3 anni, da 3 a 56. Per cui adesso questo compito storico, grazie al cielo, essendosi valorizzata, non ce l'abbiamo più, perché abbiamo ottenuto lo scopo per il quale anche questo festival nacque. Ci resta il compito però di ridare un po' di identità, forse a quella zona che rischia di diventare una discoteca a cielo aperto, insomma è talmente adesso viva che sta svilendo la vocazione forse principale che dovrebbe avere, cioè del salotto buono della cultura e del pensiero e dell'arte anche leggera, ma che la nostra città deve esprimere. Non dimentichiamoci che c'è Casa D'Annunzio e Casa Flaiano, nell'arco di 80 metri sono quasi frontali, insomma che sia valorizzata, ma che sia un nido di risse, scippi, situazioni insomma deprecabili, credo che sia un torto che noi come operatori culturali, i ristoratori e l'amministrazione comunale della mia città non possono permettersi. Certo. Senti Milo, una delle domande che
ti ho fatto prima era la difficoltà di fare l'attore e di fare il regista. Mi sono sempre chiesto, il regista interpreta in realtà tutti i ruoli dei suoi attori? La domanda questa è veramente bella a tal punto di non essermela mai fatta, non mi sono mai posto questa domanda, anche perché dipende dal regista, nel senso che io sono un regista attore principalmente, quindi forse in me accade quello che stai dicendo. Non credo che negli altri registi che non conoscano bene la materia attoriale, perché non provengono da quella strada, non credo che accada questo. In me sicuramente succede, ma è frutto anche di un insegnamento. Se vuoi ti racconto un piccolissimo aneddoto di un grande maestro col quale ho lavorato, che è stato Arnoldo Foà. Arnoldo Foà, che è stato un grandissimo attore principalmente, però ha curato anche delle regie, come nello spettacolo che condivisi con lui nel 2002, una tournée straordinaria, un'esperienza veramente bella. La prima prova che facemmo, come si dice, a tavolino, cioè tutti gli attori sono seduti, si danno i copioni, il regista dà di solito delle indicazioni e si fa la prima lettura del copione. Lui la prima lettura del copione ha detto: io non sono un insegnante, non so dirvi, era molto burbero, non posso dire come chiamava le attrici e gli attori, si chiamava con appellativi molto crudi. non so dirvi nulla, quindi dovete fare, quando poi inizieremo le prove da domani, dovrete fare quello che faccio io adesso. A 87 anni ha letto tutto il copione lui d'un fiato, tutti i personaggi, e ne erano una dozzina. A 87 anni ha preso il copione per 2 ore e leggeva lui, non sbagliando nulla. Quindi è stato un po' da insegnamento quello, per cui forse da lì, quando poi sono passato alla regia, ho deciso di interpretare anche un pochino tutti i ruoli per poter meglio indicare poi gli attori la strada che dovranno percorrere. Milo, grazie, è sempre un piacere averti come ospite. Sono contento che rivitalizzi questo borgo di Pescara, che è veramente il nostro centro. Ti aspetto, Riccardo. Ma io verrò sicuramente, che è il nostro centro culturale, e sono molto contento. Avremo anche molte cose leggere, divertenti, ma anche alcune più serie. Però sarà un luogo di bellezza e di pensiero dal 16 al 22 luglio, centro storico di Pescara, lungo fiume. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Grazie. Anche questa puntata di Riconosciamolo è terminata, ci vediamo alla prossima, arrivederci a tutti. Avrei bisogno di certezze anch'io, per regalarti quello che vuoi tu. Quello che ho fatto lo sa solo Dio, se ho già tradito non lo faccio più. Se non è facile che a questa età si perda il senso della fantasia, la convinzione che la libertà non sia soltanto un'altra malattia. Sarebbe stupido cambiare idea, far finta che non ci cerchiamo più, poi ritrovarsi dentro una bugia che hai raccontato per non stare giù. Certo a qualcosa se ne uscirà, alcuni amici se ne andranno via, ma forse questo lo sapevi già, se poi ti accorgi che hai trovato la felicità. Ora che ho te, non voglio perdere nemmeno un attimo un amore che mi faccia vivere.